anticipare la sentenza al 6 marzo e la richiesta del commissario regionale agli usi civici da parte del Comitato dei Cittadini formulata ieri durante l'incontro pubblico. Sarà un lunedì di disagi idrici nella zona nord di Civitavecchia. CEATO 2 ha informato i cittadini che si effettueranno lavori per la riparazione di una condotta. Presentato Taj Lucia, il nuovo polo culturale della Fondazione Bancali in via Isonzo 32, avrà un auditorium, una scuola dell'infanzia e un'arena per eventi all'aperto. Il Civitavecchia sfida il Real Monterotondo Scalo, una trasferta complicata per i nerazzurri che hanno bisogno di punti per iniziare a scalare la classifica. Stemar 90 a caccia del successo al Pala Riccucci contro la Fortitudo Roma. Prima e dopo la partita è in programma una festa per i 70 anni della società rossonera. Di nuovo ben trovati, una richiesta al commissario regionale sugli usi civici affinché alla luce delle clamorose novità delle ultime settimane venga anticipata la data della sentenza fissata per il prossimo 6 marzo. È quanto scaturito nel corso dell'assemblea sugli usi civici organizzata dal comune e svoltasi ieri pomeriggio in aula Pucci, non particolarmente gremita. Non c'erano tanti cittadini, ma molti addetti ai lavori tra politici e tecnici all'assemblea pubblica organizzata dall'amministrazione comunale sul controverso problema degli usi civici svoltesi ieri pomeriggio all'Aula Pucci. E protagonisti del confronto sono stati proprio i tecnici, per la precisione i consulenti, uno del comune e l'altro del comitato dei cittadini, che ha presentato ricorso al commissario regionale agli usi civici che hanno prodotto le nuove perizie. Nuove perizie che di fatto stravolgono i precedenti, quelli che avevano portato la Regione a decretare un'ampia fetta di Civitavecchia soggetta ad uso civico, determinando così la paralisi nella compravendita di immobili e che avrebbe costretto centinaia di cittadini a ricomprare l'appartamento acquistato qualche anno fa. I due periti demaniali, il geometra Alessandro Alebardi, che ha lavorato per conto del Comune, e il geometra Angelo Benedetti, consulente del Comitato dei Cittadini, hanno prodotto documenti che ribaltano completamente la vecchia impostazione. Particolarmente importante la documentazione prodotta dal geometra Benedetti, reperita presso l'archivio di Stato e che partendo dal 1441 ripercorre tutta la storia dei terreni esistenti nel territorio urbano di Civitavecchia. Tra questi, quello fondamentale appare quello relativo all'asta per la vendita dei terreni in precedenza soggetti a canone, i quali, diventando quindi privati, non sarebbero già da allora più stati di gravame collettivo e quindi non soggetti ad uso civico. Si tratta in particolare delle terre ricomprese nella cosiddetta tenuta delle Mortelle, che comprendono un'ampia fetta di territorio. Proprio alla luce delle due nuove perizie, considerato che a livello politico la vicenda rischia comunque di andare particolarmente per le lunghe, i rappresentanti del Comitato dei Cittadini hanno chiesto al sindaco Cozzolino, che ha dato risposta positiva, di intervenire per chiedere di anticipare la data nella quale il commissario regionale sugli usi civici dovrà pronunciarsi sulla questione. Il pronunciamento infatti avrebbe valore vincolante e chiuderebbe definitivamente la vicenda. Si prevedono disagi nella giornata di lunedì prossimo nelle zone a nord di Civitavecchia. CEATO 2 ha infatti comunicato che il consorzio acquedotto Medio Tirreno provvederà alla risoluzione di una perdita idrica sulla propria condotta interrompendo il flusso idrico verso Civitavecchia, compatibilmente con le condizioni atmosferiche. Dalle 8 e fino al termine dei lavori si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e o mancanze d'acqua nelle zone a nord della città, delle utenze alimentate dall'impianto filtri di Aurelia e più precisamente nelle zone di Borgata Aurelia, via Aurelia Nord, La Scaglia, Pantano, Sant'Agostino, zona industriale, area portuale, via Tarquinia, Punto dei Rocchi, Santa Lucia, via Ambaradame, Traverse e Centro Storico. ACE ha comunicato altresì di aver predisposto lo stazionamento di autobotti presso Piazza Piccolomini a Borgata Aurelia e in Piazzale Chiesa a Pantano. Per i casi di effettiva necessità potrà poi predisporre un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 0657 994116. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde ACEA 800 130 335.
Incontro positivo giovedì tra amministrazione comunale RSU, RSA, Filcams, CGL, Fisascat, CISL e UGL, incentrato sulla vertenza dei lavoratori SGM Scal Enterprise. Dopo un approfondito dibattito si è giunti ad un accordo sulla rimodulazione delle ore di lavoro che comporterà un miglioramento contrattuale medio di circa 3 ore e 40 minuti settimanali per ciascun lavoratore. Il Comune si è impegnato a diffidare la ATI ad un puntuale pagamento degli stipendi, dichiarandosi disposta a attivare da subito la procedura di intervento sostitutivo. Entro 10 giorni nuovo incontro Pincio ATI e sindacati per ulteriori approfondimenti. Tra breve nel Lazio avrà luogo la più grande operazione italiana di open date sullo stato di salute della popolazione. Lo sostiene l'assessore alla sanità della regione Alessio D'Amato in replica alle sollecitazioni ricevute dal consigliere 5 Stelle della Pisana David Porrello e dal sindaco Cozzolino in merito alla pubblicazione del registro tumori previsto da una delibera regionale del 2015. L'assessore D'Amato conferma l'impegno assunto 3 anni fa e motiva il ritardo con i tempi tecnici necessari per ottenere il via libera al regolamento da parte del Garante nazionale per la privacy per la gestione dei dati sensibili. Interessante convegno quello che si è svolto giovedì scorso presso i locali della Fondazione Caricev da parte della ASL Roma 4. In particolare si è parlato del reparto di ginecologia ostetricia dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Oltre a migliorie dei locali, il reparto può vantare di una serie di servizi nuovi che lo portano ad essere all'avanguardia nel settore. Ascoltiamo uno stralcio dell'incontro con l'intervento del primario Alessandro Lena. Non possiamo non sentire adesso il primario dell'ospedale per quello che riguarda il reparto ginecologia, un nuovo, mi permette di usare il termine, nuovo acquisto, ebbene, ben arrivato tra noi, ebbene, che cosa ha trovato, le viene da altre esperienze, ecco, che cosa ha trovato qui a San Paolo? Ho trovato un ospedale che è molto molto accogliente, è un ospedale molto familiare, in cui si sta bene, in cui si può lavorare, si possono mettere le cose in ordine e ho visto che a parte appunto ecco, le cose tipo i lavori che dobbiamo fare nel nostro reparto, ma abbiamo un blocco parto meraviglioso, ma tutte le pazienti, mi riallaccio a quello che ha detto il direttore prima e anche al presidente, e le pazienti che poi veramente vengono a partorire si trovano bene perché sono accolte, sono coccolate e quindi stanno bene, oltre al fatto che c'è stato un lavoro, io sono qui da molto poco, però di rimettere insieme un pochino quelle che sono le fila di questa branca, insomma, lo stiamo facendo su tutti i fronti. Su questo sono stato molto molto aiutato dal dottor Pintavala, dalla dottoressa Matera, dal dottor Tucci, dal dottor Pintavala, da tutta quanta l'amministrazione, veramente in questo mi hanno veramente aiutato, mi hanno dato i mezzi per poterlo fare. Quindi di cose ne abbiamo fatte già moltissime, abbiamo, oltre al fatto di dover partorire, abbiamo rimesso insieme anche la chirurgia, abbiamo tirato fuori tutte le tecniche invasive che sono necessarie, anche quelle, anche se non sono nel decreto ministeriale e arrivano ai 500 parti, ed è quello che a noi sta a cuore in questo momento, perché ci tiene in vita l'ospedale, ci tiene in vita l'idea e tante altre cose. Però anche avere delle tecniche chirurgiche all'ultimo all'avanguardia permettono alla persona che abita a Civitavecchia di poter restare nel suo territorio, che mi sembra una cosa molto importante. Io personalmente, come è già stato detto, ho fatto di questa esperienza una cosa mia personale, anche molto vissuta con molta passione, perché abito qua, abito a 100 metri da qui, quindi se c'è un'emergenza io sono lì 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. E questo già si è dimostrato e già è dimostrabile sulla carta. E credo questo possa fare anche la differenza, perché avere qualcuno che controlla anche il territorio sia molto importante, piuttosto di una persona che viene ma poi non rimane e non vive la comunità come dovrebbe vivere. Quindi mi aspetto molta partecipazione da parte di tutta la cittadinanza e siamo aperti a fare l'open day tutte le volte che volete, a venire a vedere come lavoriamo e a far entrare tutti quanti vicino a noi per starci vicino.
Per la FNS CISL Lazio si evidenzia ancora un preoccupante sovraffollamento nelle carceri del Lazio. Si parla di 1.258 detenuti in più rispetto alla norma, considerato che in totale al 30 novembre sono 6.517 i detenuti reclusi nei 14 istituti della Regione Lazio rispetto ad una capienza regolarmente di detenuti stimata in 5.259. In particolare per quanto riguarda Civitavecchia, l'Istituto Giuseppe Passerini non presenta problematiche. Su una capienza regolamentare di 144 detenuti ne sono presenti 67, di cui 20 stranieri, discorso diverso invece per il complesso NC di Aurelia. Invece su una capienza di 357 detenuti ne sono presenti 518, di cui 30 donne e 307 stranieri. Per il sindacato è necessario che il personale di polizia penitenziaria lavori in condizioni migliori rispetto a quelle attuali. Conferenza stampa di presentazione ieri pomeriggio di Taj Lucia, il nuovo polo culturale della Fondazione Bancale che ha aperto i battenti in via Isonzo 32. La struttura si compone di un auditorium, di una scuola dell'infanzia e di un'arena per eventi all'aperto. L'inaugurazione ufficiale avrà luogo giovedì prossimo e a gennaio è previsto Cinema Desai. L'intervista. La nascita di un importante polo culturale dedicato al Taj Mahal, un ricordo significativo. Sì. Lei l'ha voluto veramente dedicare un po', un simbolo. Beh, come quel re indiano, in effetti il motivo è lo stesso, la causa, ahimè, è la stessa, e la celebrazione vuole essere anche un ricordo di chi non c'è, come fece lui, per la regina Mahal. Questo allora è il nome, ma poi il significato del polo culturale che vede già aggregate tante persone, volti noti del mondo della cultura, il mondo artistico, della musica, della danza, ma non solo. Beh, Taj Lucia è soltanto il marchio di un grande edificio che ospita tutte le attività della nostra fondazione, la Fondazione Bancale. E la Fondazione Bancale è fondamentalmente orientata verso due poli: uno, propagazione della cultura libera, l'autonomia della coscienza, se vogliamo anche la cultura laica, e dall'altro una propensione verso il sociale. E da qui ne viene la scuola, gli asili nido che vorremmo poter aprire anche alle 7 di mattina, in modo che le mamme che vogliono prendere un treno e che devono prendere un treno presto lo possono fare, cioè servire il popolo del territorio. Siamo qui, siamo in questa città, ci poniamo al servizio di questa città. L'ufficio politiche per la casa pubblica, la 12ª graduatoria definitiva riferita al bando generale del 6-7-2010 per l'assegnazione di alloggi ERP. L'elenco è consultabile sul sito istituzionale del comune. L'associazione culturale Bookface comunica di aver istituito e pubblicato il primo concorso letterario nazionale premio Centuncelle. Il concorso è riservato alla categoria dei racconti inediti, dove il tema comune sarà il mare, ed è aperto a tutti. Particolare attenzione è stata riservata alle scuole medie superiori di Civitavecchia, che nei giorni scorsi hanno ricevuto la presentazione del bando. Tutte le informazioni necessarie e il bando del concorso sono disponibili sul sito di Bookface e sulla pagina Facebook. Le elezioni amministrative del prossimo mese di maggio continuano ad essere protagoniste dei versi di Pasquino. Anche questa settimana l'anonimo poeta dialettale dedica i suoi versi ad un aspetto della campagna elettorale, anche per meglio dire ad una delle caratteristiche che sembrano avere quanti negli ultimi anni si cimentano nella battaglia politica. Il titolo del sonetto è L'opportunista. Sentiamo. C'è sta una razza che non la sopporto, l'opportunista. Non lo digerisco, te devo dire che manco lo capisco. Se penso a lui mi viene lo sconforto. Deve averci il pensiero assai contorto, uno che te può dire, te garantisco. E il giorno dopo mette un altro disco e l'impegno finisce a babbo morto. Sta razza si presenta puntuale ogni volta che viene un'elezione, si guarda intorno come un animale alla ricerca di una posizione che possa dargli un po' di capitale. E non puoi manco dica che è un buffone. Può muove un'obiezione, può sempre dire che in questa società è diventata la normalità.
Tornano anche quest'anno le stelle di Natale dell'Associazione Italiana contro le leucemie. Fino all'8 dicembre i volontari dell'AIL saranno presenti in tutte le piazze italiane per il consueto appuntamento di sostegno alla ricerca. Civitavecchia si potrà aiutare la causa dell'associazione acquistando una stella di Natale con un contributo minimo di 12 euro, recandosi presso i punti appositamente allestiti al centro commerciale La Scaglia, in piazza Fratti, alla chiesa del Ghetto, al centro commerciale Le Terme, alla clinica Siligate e al centro commerciale Il Mare. Una nostra telespettatrice segnala la condizione di degrado in cui regna Civitavecchia, dalla sporcizia alla mancanza di illuminazione e quant'altro. In particolare la signora lamenta l'assenza delle luminarie natalizie per le vie del centro per salutare quantomeno la giornata festiva dedicata alla Madonna. A parte quelle installate autonomamente dai vari commercianti che almeno rallegrano un po' l'atmosfera prenatalizia, per il resto la città non è stata mai così tetra come negli ultimi tempi, e come di consueto richiamiamo l'attenzione a chi di competenza. E con questa notizia termina qui il nostro telegiornale, ma restate con noi perché a breve ci saranno le notizie di Sporttime 24. Grazie per l'ascolto, auguro a tutti un buon fine settimana. Giovanni, che fa il sabato? Ma ci sono tante cose da fare, da andare a vedere, però guardiamoci il girasole, quando vanno non mi ricordo più. Mi sembra tutti i sabati, non mi ricordo l'ora. 20:45. Quindi prima serata su TRC, quindi tutti sintonizzati per il girasole, ci saremo io, Giovanni, l'albero, insomma. E basta tutti. Perché ormai è finita. Tutti insieme. Via. Tutti 101. I sabati. Avifer realizza porte, cancelli, finestre, infissi in alluminio e PVC. Avifer di Vigliante, Elvio e Luca è in via Enna 9A in zona industriale. Ben trovati ad una nuova edizione di Sporttime 24 che apriamo parlando di basket. Una domenica speciale per la Stemar 90, non tanto per la gara del campionato di Serie C Gold che andrà in scena domani alle 18 al Pala Riccucci contro la Fortitudo, ma per un evento speciale che richiamerà un grande pubblico. Infatti in occasione della sfida la società del presidente Stefano Rizzitiello festeggerà i 70 anni dalla sua fondazione in una domenica che riserverà molto divertimento ai sostenitori che si recheranno alla palestra di Viale Cinciari. Le interviste. Enrico Tozzi, Ristan Cropani, arriva la partita per la Stemar 90, si gioca nuovamente al Pala Riccucci contro la Fortitudo dopo l'amarezza per la sconfitta di Formia, però c'è anche la festa per i 70 anni della cestistica Civecchia. Cosa accadrà in questa domenica al Pala Riccucci? Sì, questo è un evento sportivo molto importante per lo sport cittadino di Civitavecchia. Noi ci aspettiamo che il pubblico sportivo civitavecchiese dia una buona risposta, partecipi dando il massimo supporto a questi ragazzi che ogni domenica mettono il massimo sul campo. In questa occasione tra l'altro ci sarà l'ingresso gratuito per la partita e ci saranno anche delle belle sorprese. Ok, ascoltiamo queste belle sorprese che ci saranno. Sì, la nostra idea è quella di coinvolgere il più possibile il pubblico. Intanto ci sarà l'ingresso gratuito per tutti quanti e sarà distribuito all'ingresso un gadget celebrativo dei 70 anni della cestistica. Poi nell'interruzione fra il secondo e il terzo quarto ci sarà la premiazione dei giocatori storici della società
e faremo anche, diciamo, un'estrazione con dei kit del tifoso che verranno dati, diciamo, all'estrazione al pubblico che parteciperà, speriamo, numeroso a questo evento. L'idea era anche quella di fare una gara di tiri a qualche volontario dal pubblico, una piccola esibizione anche per chi non gioca mai a basket, e vincere anche qui un kit del tifoso. Tirerete voi? Vedete qualche tiro, ce la fate con le bombe? Se qualcuno si vuol fare due risate, perché sì, no? Sì, sì, ci proviamo anche noi. Riusciremo, insomma, speriamo di portare più gente possibile per questa manifestazione, perché, diciamo, ultimamente c'è stata un po' meno gente, insomma, meno partecipazione. I ragazzi hanno bisogno di un po' di aiuto, un po' di supporto per superare questo momento, come abbiamo detto, già difficile, insomma, di per sé. Apriamo l'ampia pagina di calcio con la trasferta molto complicata per il Civitavecchia, impegnato domani alle ore 11 sul campo del Real Monterotondo Scalo. Una gara in cui i nerazzurri vogliono cercare punti contro una squadra al momento quarta in classifica. Non sarà facile, vista anche la partenza di Serafini direzione CPC, ma l'11 di Rocchetti alla disperata ricerca di punti per risalire la classifica. E arriva una gara molto attesa per la CSL Soccer in promozione. Domani alle 11 al Gagliardini arriverà la visita della capolista Corneto Tarquinia. Una gara molto difficile per la formazione di Daniele Fracassa, non solo per la posizione di classifica dell'11 di Del Canuto, ma anche per la presenza di tanti giocatori conosciuti nella nostra città come Gravina, Gallinari, Pastorelli e Catracchia. E derby di campionato per la CPC, che riceve domani alle ore 11 alla Tamagnini il Santa Marinella. Una gara da vincere a tutti i costi per la compagine di Caputo, che avrà a disposizione anche il nuovo arrivo, l'attaccante Lorenzo Serafini, e affronterà una formazione terz'ultima in classifica. Chiudiamo con il rugby, ancora uno scontro al vertice per il CRC nel campionato di Serie B. Alle 14.30 di domani inizierà la partita contro la Florenzia, che si giocherà al Moretti della Marta. Dopo aver pareggiato sul campo dell'ex capolista Romagna, i biancorossi vogliono assolutamente un successo, magari anche pieno, contro i Gigliati, che hanno sorpassato i romagnoli in vetta alla classifica proprio domenica scorsa. Ascoltiamo l'intervista. Matteo Cercuozzi, un'altra sfida importantissima, perché dopo aver affrontato la capolista Romagna e ora ha perso il primo posto, c'è la Florenzia che si è messa al primo posto. Quindi è una partita importante, fondamentale. Come la vedi tu? Quella di domenica con Florenzia sarà una bella battaglia. La dovremo vincere, perché assolutamente. E niente, che ti devo dire? Che domenica lì in Romagna è stata una bella partita, bella a livello, sia sugli aspetti degli impatti che durante anche il gioco. C'è un po' di amarezza per aver pareggiato quella partita, così siete rimasti a meno 6 dalla Romagna e a meno 8 dalla Florenzia, che ha vinto a tavolino con l'Arezzo. Beh sì, un po' di amarezza sì, un po' c'è. Secondo me quindi è una partita da vincere assolutamente, altrimenti si scrive nel nostro terreno. Al ritorno è da vincere assolutamente proprio. Tu arrivi da Colleferro, come stai trovando questa avventura a Civiecchia? E magari hai conosciuto anche Coccio Granatelli al di fuori di Civiecchia, visto che lui è proprio di Civiecchia. Sì, vabbè, lui è un'altra persona proprio qui a Civiecchia. No, vabbè, qui mi trovo molto bene, un ambiente fantastico. Pure il gruppo è bello, tutta una... come fosse una famiglia, insomma. Secondo te qual è il punto di forza di questo CRC e cosa c'è ancora da migliorare in vista delle prossime partite? Il punto di forza penso il gruppo. Il gruppo che si vanno bene tra di loro. Da migliorare penso... Ah, non c'è molto, comunque avete vinto quasi tutte le partite, non avete mai perso fino ad ora in campionato, per cui... Sta andando bene. Sì, sta andando molto bene. E con questa intervista si chiude l'edizione odierna di Sporttime 24, ma rimanete con noi perché adesso arrivano le informazioni delle meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.